Il derby delle Dei Marsi si risolve dagli 11 metri. Il Pineto segna il suo rigore, l'Avezzano lo sbaglia e i tre punti vanno alla squadra di Amaolo nel contesto di una partita brutta nella sua prima ora, ma viva e intensa nell'ultima parte, dopo che l'Avezzano è rimasto in 10 uomini. Tra i biancoverdi sono ancora fuori gli infortunati Agata e Quatrana. Liguori conferma il 3-5-2 ma cambia 5 giocatori rispetto alla gara di Vasto, con il ritorno tra i pali di Capitan Fanti, Morales in mediana e la coppia d'attacco Masini e Rabbeni. Nel Pineto l'ex Bianciardi è squalificato, infortunato della Quercia, Tomassini e Speranza acciaccati finiscono in panchina. Nel 4-2-3-1 Amaolo inizia con Simoncelli a quadro e Alessandro a sostegno di Ciarcelluti centravanti. Partita a bassi ritmi la fa il Pineto, mentre l'Avezzano, un po' per timore, un po' per limiti, se ne sta a basso. Il presidente marsicano Paris soffre in solitaria sui distinti e il Pineto al piccolo trotto costruisce due palle gol da calcio d'angolo. 16° sul cross di Marianeschi, piattone mancino di Camplone, sventato da Fanti. Ancor più importante la chance del 26°, colpo di testa a botta sicura di Ciarcelluti, ma il palo salva Fanti e l'Avezzano. La squadra di casa, peggior attacco del girone, l'unica sotto i 20 gol, dopo la mezz'ora prova a venire su e si fa vedere con l'incornata di Magri al lato, davvero troppo poco. Così al riposo è 0-0. Nella ripresa è sempre il Pineto a fare il match, pur senza dannarsi. I ritmi restano blandi e i contenuti tecnici molto poveri anche a causa delle condizioni del campo. Pineto minaccioso al secondo con Alessandro e a quadro che ci abbattono da buona posizione. Al 7° Liguori inserisce Ciolacu al posto di Masini, ma al 13° c'è la svolta con Brunetti che entra duro su a quadro. Secondo giallo e dunque espulsione per il centrale marsicano. L'inferiorità numerica, paradossalmente, carica i padroni di casa che si scrollano un po' di tensione di dosso e al 21° recriminano per un calcio di rigore a causa di un atterramento di Rabbeni ad opera di Orlando, ma per Murace di Palermo non ve ne sono gli estremi. Subito dopo cartellino giallo per proteste per il tecnico marsicano Liguori. Al 27° cross di Rabbeni per il non entrato Crasse che gira alto. Il Pineto risponde un minuto dopo con un'azione di ripartenza che porta al cross Simoncelli e da quadro tutto solo di testa si divora il gol del vantaggio. Ora è una partita più aperta, l'Avezzano dimostra più coraggio e Rabbeni al 33° ripulisce un difficile pallone e per poco non beffa Sciba. Sul ribaltamento ancora Simoncelli, ispirato, conclude a giro. Fanti alza sopra la traversa. Il Pineto passa al 38°. Su cross di acquadro il direttore di gara vede una trattenuta di Siragusa su Tomassini, inserito a metà tempo da Amaolo. Calcio di rigore che lo stesso centravanti trasforma spiazzando Fanti. Finale concitato con i padroni di casa che hanno l'opportunità del pareggio nel primo minuto di recupero. Proprio Siragusa sfonda e viene messo giù in area da Massa. Più giocatori dell'Avezzano si contendono la battuta della massima punizione. La spunta Morales su Ciolacu e Rabbeni, ma il centrocampista sudamericano si fa ipnotizzare da Sciba che torna a pararigori e regala 3 punti al Pineto che valgono il 5° posto in solitario, mentre l'Avezzano resta mestamente al 3° posto con Cattolica e Giulianova che volano a più 8 ed ora anche la strada del play-out si complica tremendamente. Ma direi l'analisi del primo tempo secondo me è stata di una nostra prima mezz'ora secondo me fatta bene, perché poi il campo non permetteva tante geometrie, però nonostante tutto abbiamo provato a giocare e l'Avezzano era chiusa dentro la metà campo. Poi abbiamo forzato più di una giocata, abbiamo preso meno seconde palle perché il campo richiedeva anche lavorare sulle seconde palle. L'Avezzano ha guadagnato un po' campo e ha tirato 3-4 calci piazzati dove è stato insidioso. Poi il secondo tempo l'espulsione un po' ha indirizzato la partita a nostro favore, anche se poi l'Avezzano anche in vita numerica ha tenuto botta e l'episodio poteva decidere da una parte e nell'altra. Prima Crasse ha sbagliato, poi ha sbagliato a quadro di testa, poi Fanti si è superato su Simoncelli, poi sono stati i rigori che potevano portare la partita in parità. Noi siamo stati abili a mettere dentro, il nostro portiere è stato bravo a parare e quindi l'analisi della partita è questa. Diciamo che l'Avezzano ha dato il meglio dopo l'espulsione, praticamente in 10 uomini. Sì. Giustissimo, anzi ero arrabbiato con la mia squadra perché poi sembra che quando si gioca uno in più diventa tutto più facile, invece l'Avezzano ha rafforzato proprio le proprie energie e ha lottato su ogni pallone e ci ha messo in difficoltà e noi dovevamo essere più lucidi, avere più pazienza e dicevo di non forzare le giocate, di spostare la palla e poi uno spiraglio l'avremmo trovato e questo era l'indirizzo
e che davo dalla panchina, però c'è anche l'avversario, quindi, che ha lottato su ogni pallone, e per l'agonismo e l'indeterminazione sicuramente avrebbe meritato qualcosa in più. Impacciata non mi piace come termine, perché bisogna anche capire lo stato d'animo. Noi abbiamo cominciato una partita sapendo che avevamo l'obbligo di vincerla. Determinate partite, in determinate situazioni c'è una pressione che non era facile, nonostante, come dice, l'eravamo impacciati, tolta qualche palla inattiva dove abbiamo rischiato qualcosa, abbiamo fatto la partita. Poi ognuno fa la partita con le sue armi, le nostre armi oggi erano queste, era la compattezza, era la volontà. Poi dopo, come al solito, c'è qualcuno che inventa, indirizza la partita, fa come vuole, distribuisce cartellini come meglio crede, falli a gioco fermo, tutto invertito, però purtroppo questo è una cosa che sto vedendo molto spesso e volentieri qui al De Marsi. Cos'è successo sul rigore? Se lo sono contesi più di un giocatore? No, non si è conteso niente nessuno. Ieri mattina abbiamo parlato di calci di rigore. Di quello che ha avuto la maggior capacità realizzativa è stato Morales. Ha calciato 5 rigori e li ha messi tutti e 5 dentro. Sia Ciolago che Rabbene avevano avuto qualche imprecisione. In quel momento, come giusto che sia, ha calciato Morales, ma non è un problema. Ha sbagliato perché l'ha calciato. Quindi non buttiamo la croce addosso su nessuno, assolutamente. Lei ha preso una ammonizione però su un episodio precedente, i due rigori di Pineto e Avezzano. Io ho preso una ammonizione perché ho un carattere, quando vedo le cose che non mi piacciono l'esterno sempre. Soprattutto quando vedo le cose e vedo che non è così. Soprattutto quando qualcuno mi vuole far credere che quella cosa è stata fatta così, quando non è così. Perché non è possibile, perché quando io non contesto i rigori, non contesto niente, però quando contesto una distribuzione di un cartellino che tu limiti la squadra, dopo 5 minuti ci abbiamo 2 ammoniti, una partita dove non c'è stato un contatto fisico, non c'è stata una protesta, non c'è stato neanche un accenno di vista, una partita correttissima, non puoi cacciare cartellini così, assolutamente.